Lady, Lady, di Oscar, di festa, di te. C'è da essere allegro? Come cosa c'è da essere allegro? Un'altra settimana è finita? Sono ancora alle 5:30. Sono già alle 5:30, la giornata è finita. La giornata finisce alle 6. Lo so che finisce alle 6, ma mezz'ora prima della fine della giornata la giornata è finita. Ah sì? Mezz'ora prima della fine la giornata è finita? Esatto. Allora anche alle 5 la giornata è finita. No, ho detto mezz'ora prima, non un'ora prima. Tu hai detto che alle 5:30 la giornata è finita perché manca mezz'ora alla fine della giornata. Sì. Quindi se la giornata alle 5:30 è finita, anche alle 5 è finita, visto che manca mezz'ora alle 5:30. Sì, vabbè, in un certo senso sì. Ecco. Aspetta un po'. Allora anche alle 4:30. Sì, ho capito, fino a che ora vuoi arrivare? Fino alle 6. Alle 6 si va a casa. Aspetta un po', allora anche all'una la giornata è finita, perché manca mezz'ora, quando manca mezz'ora, quando manca mezz'ora, quando basta, manca mezz'ora... Basta Paolo! Il venerdì a pranzo non puoi dire che manca poco alla fine della giornata, perché manca ancora mezza giornata, ancora troppo presto. Guarda, al limite, se vuoi proprio dire qualcosa, il venerdì a pranzo puoi dire che manca poco alla fine della settimana. Ah sì? Sì, sì. Quando manca mezza giornata alla fine della settimana si può dire che manca poco al fine settimana, allora anche al venerdì mattina si può dire che non manca poco alla fine della settimana. Non ci provare a dire che manca mezza giornata quando manca mezza giornata, il venerdì mattina non manca poco al fine della settimana, ok? Manca ancora un giorno è tanto! No. Un giorno non è tanto, un giorno è poco. Infatti sai cosa dico io la domenica mattina appena mi sveglio? Valeria, portami una grappa. Anche, ma dico soprattutto, guarda, domenica mattina il fine settimana è già finito, lo sai perché? Perché un giorno è poco! Ma che c'entra? Che c'entra? Anche io la domenica mattina dico che il fine settimana è già finito, ma perché due giorni sono pochi? Ah, quindi due giorni sono pochi? Pochissimi! Allora se due giorni sono pochi anche al mercoledì sera si può dire che manca poco alla fine della settimana, perché mancano due giorni che sono pochi! Io di te mi fido, ma questa onestamente mi suona strana. Senti, te lo dico per la 33ª volta, il sabato e la domenica. Sembra che durino di meno, perché tu sei a casa a divertirti invece di venire in ufficio a romperti i maroni. Per questo sono pochi. Però durano 24 ore come tutti. Sì! Sì! Però passano più in fretta. E allora io non ho capito, perché se durano 24 ore come tutti gli altri, perché passano più in fretta? Perché il tempo viene percepito in maniera diversa, no? Quando ti annoi il tempo passa più lentamente, quando ti diverti più velocemente, ma non ci hai mai fatto caso? Ma che ne so, io quando mi diverto non sto mica lì a guardare l'orologio, che divertimento è! È questo il punto! Senti, ti faccio un esempio, tu ami il camper, viaggi in camper, quando viaggi in camper il viaggio dura pochissimo, vero? Ma che bella scoperta, Pino ci ha messo sotto 345 cavalli, il primo camper che sgomma. Ho sbagliato esempio, allora ti sei lì con Pino e Budello, parlate dell'Alfa, magari stai lì a parlare 4 ore e non te ne accorgi neanche. Anche, giusto? Per forza sono pieno di grappa, ma cosa c'entra? Paolo, quante volte siamo qui davanti alla macchinetta, ci annoiamo, ci sembra che le giornate non passino mai, quante volte tutti scaccoli, beviamo il caffè, picchiamo Silvano, invece quando siamo a casa tua a fare la grigliata il tempo passa veloce. Effettivamente ora che mi ci fai pensare, oh, in ufficio le giornate non finiscono mai, invece quando sono a casa finiscono subito. Hai capito. Aspetta un po', ma allora vuol dire che adesso ci aspettano due giorni che durano pochissimo e poi via di nuovo tutta la settimana con cinque giorni che durano tantissimo? Beh, praticamente sì. Che tristezza. Vabbè, dai, sono le 6:15, andiamo via prima che ci chiudano dentro. Ma no, io non ci vado a casa, io rimango qui. Perché? Perché qui il tempo non passa mai e io questi due giorni di fine settimana me li voglio proprio godere. No, no. Sei rimasto tutto il fine settimana in ufficio? Sì, sì, me lo sono proprio goduto, guarda, il weekend più lungo della mia vita. Stai scherzando, vero? No. Senti, perché non vieni anche tu il prossimo fine settimana, eh? Cioè, dovrei passare il fine settimana in ufficio insieme a te, ma sei scemo? Hai ragione. Se sei qui anche tu va a finire che ci divertiamo e il tempo vola. Ma magari facciamo un fine settimana per uno, eh?